Col video di oggi vi parlerò del tempo futuro e lo farò seguendo la mia stessa linea che ho avuto da 13 anni e mezzo a questa parte, dal 1999 a oggi 17 dicembre 2012, lunedì. Questo video vuole essere una preparazione alla trasformazione che verrà. Il 13 novembre 2012 si è verificata un'eclissi di sole. Il 28 novembre 2012 si è verificata un'eclissi di luna. Ambedue le eclissi sono state visibili da Oriente, Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, fino a Occidente, al continente americano. Le eclissi hanno creato una sorta di pausa ai terremoti dovuti all'azione gravitazionale del pianeta Nibiru. Questa pausa dura per qualche settimana. Seguendo l'andamento delle eclissi, vi saranno nuovi forti terremoti negli Stati Uniti d'America, in California e successivamente in Italia e nell'area mediterranea. Il pianeta Nibiru è abitato e le creature extraterrestri arriveranno dal cielo sul pianeta Terra. In questi giorni abbiamo avuto moltissimi avvistamenti e un segnale del loro arrivo. Il calendario Maya è basato sulle eclissi, quindi il momento del cambiamento è adesso. I Maya e Gennaro Gelmini, ma cosa c'entrano? C'entrano, ma è possibile che i Maya, nei secoli addietro, proclamavano proprio per adesso il cambiamento, la trasformazione? Possibile, non per dire, ma come me, anche tantissimi altri come me, che proclamano il cambiamento, la trasformazione, per il tempo che verrà a brevissimo, a breve. E poi non è nulla? C'è qualcosa che sta per cambiare. Sarà tutto nuovo. Saremo di nuovo in pace con l'universo, tutto verrà trasformato per essere tutto nuovo, ma saremo sempre noi. Arrivederci alla prossima, Gennaro Gelmini. Oggi è il 17 dicembre 2012, lunedì. Ci vediamo. Chi conosce la verità non deve nasconderla, sia fatta verità. C'è chi sa, è giusto che dica, le cose vanno dette.